Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti, eccoci qua, buongiorno Lorenzo. Buongiorno Fabio. E buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano su Crystal Radio e ci stanno guardando su Milano All News. Sono le 7.08, martedì 25 settembre, siamo entrati di corsa perché c'è un piccolo, problema tecnico. Siamo, in realtà eravamo noi distratti e poi ci siamo messi a correre, però va bene. Noi siamo qui tutto pronto, tutto posto per la nostra consueta mattinata insieme, 2 ore in vostra compagnia, 2 ore della vostra compagnia con noi, 2 ore dei vostri WhatsApp ad esempio al 331 78 53 555. Oppure, anche solo buongiorno, anche solo buongiorno. Oppure anche un vaglia postale al sai che non so neanche cosa sia un vaglia postale, neanche in realtà io. So che esiste, ma forse non proprio mandare dei soldi, credo. Posso dire una cosa? Vai, potrò essere tacciato da essere ignorante. Io il fax non ho mai capito come funzioni. Metti un foglio e dall'altra parte viene stampato. È una stampante remota in un certo senso. Ok. Quindi spedito è uno scanner, è uno scanner dalla tua parte, no, allora, e una stampante dall'altra parte. Però funziona come l'internet, diciamo, manda un concetto digitale. No, non è vero. In realtà manda segnali digitali che vengono tradotti dall'altra parte e quindi viene poi stampato un foglio. Adesso potrò usarlo. Sì, adesso possiamo comprarne uno e mandarci. Potremmo comprarcelo e la sera ci mandiamo dei fax. Bello. Molto, non so neanche se funzionano più in realtà. Forse ormai va tutto su internet anche quella roba lì. Comunque siamo per partire, adesso è il tempo di Holly e poi di nuovo qui in diretta su Crystal Radio. Abbiamo detto 331 78 53 555. Il miglio del muezzin di oggi poteva essere questo. Comunque, Holly. Allora, come al solito, facciamo un attimo la ricapitolazione, l'indice della mattinata. L'indice della mattinata è che adesso il buon Masieri prende tutti i giornali che c'ha qua davanti, ci legge le notizie migliori che arrivano oggi in redazione, poi voi potete al 331-7853-555 invece mandarci i vostri WhatsApp, il vostro buongiorno. Vi ricordo sempre la mia grande capacità, completamente inventata, del leggere i fondi del caffè. Quindi se volete, io dopo bevi il caffè, me lo porti e te lo leggo. Va bene, vedrai che ti svolta la giornata. Già una volta in questa redazione mi hanno letto i tarocchi. Vedi, qui succede di tutto. Cose particolari. È come un circo qua dentro. E poi cos'altro già abbiamo? Abbiamo poi le gag comiche del grande duo comico che ci fornisce tutto. Sempre noi siamo. Che esatto. Dirlo. Ospite e cos'altro di giornata, come tutti i martedì, Walter Cherubini, presidente di Consulta Periferie Milano, per parlare oggi sappiamo di periferia. In realtà non ci siamo ancora sentiti, Walter, devo dire, questi giorni eravamo tutti un po' presi, ma so che appunto il tema sarà chiaramente quello, sarà anche molto ovviamente la Green Week, sarà anche tutto quello che sta succedendo in città in questo periodo. Tu hai trovato qualcosa nel momento stai scartabellando? C'era prima una brutta notizia che mi hai dato. Subito una notizia che è stata pubblicata ieri, ossia il fatto che ci sarà uno sciopero di 24 ore dei lavoratori ATM in programma per il prossimo 29 settembre, quindi venerdì, altro venerdì nero dei trasporti in arrivo a Milano e non solo. La cosa che mi ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia sono le motivazioni dello sciopero. Ce li hai? Leggo ciò che riporta Milano Today. L'agitazione è stata indetta per la cancellazione degli aumenti delle tariffe, dei servizi ed energia. Cosa vuol dire? La cancellazione dell'aumento. Ci sono molte subordinate, tra l'altro. Cioè, non ho capito. Cioè, sono contrari alla cancellazione degli aumenti. Ma come? Non ho capito. Delle tariffe, dei servizi e dell'energia. Quindi contro sostanzialmente il caro energia. Io lo leggo così. Sì, però ci sono un po' troppe negazioni nella frase. Visto che poi c'è scritto anche per il blocco delle spese militari e invio di armi in Ucraina, per il superamento dei salari d'ingresso, eccetera. È tutto. Molte cose. Cocktail. Il sindacato è l'USB. Va bene, okay, a me piace, signori l'USB. L'azienda a Milano, metropolitane, bus, tram saranno garantiti soltanto dall'inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. E il resto della giornata ve lo prendete caos, no? Ve lo prendete a piedi, cioè non lo prendete sperando che arrivi. Ve lo prendete in ritardo, magari. Lo prendete in ritardo, sì. Comunque, non so, di me così sciopero. Ed è perfetto che ci sia lo sciopero dei mezzi, perché oggi inizia a Milano la Green Week. Perfetto, quindi tutti a piedi.
tutti in giro a pè, tutti in giro a pè o in bicicletta, perché anche volendo, no, uno dice vabbè, magari una Green Week prendo i mezzi, invece ti metto uno sciopero perché sono contrario a qualcosa che non ho capito cosa e non voglio mandare le armi in Ucraina. Quindi, vabbè, io non entro nel merito perché poi dicono che sono cattivo, dicono che non do il diritto di sciopero a tutti, però forse non tutti dovrebbero averci, scusate, non si dissocia, ma si dissocia. A proposito di trasporti, a proposito di girape in città, vediamo invece se girate in macchina o in motorino, perché ci colleghiamo con Luce Verde Milano per avere appunto la situazione del traffico in diretta in questo momento sulla nostra città. 7:20 minuti, anche da voi avete avuto un calo di tensione? Qua c'è stato un calo di tensione. Abbiamo avuto un momento in calo di tensione, non della tensione nostra, ma proprio elettrico. Puntata. Si è spinto tutto per un microsecondo. Infatti un qualcosa adesso è ripartito un po' strano, però no, siamo ancora in diretta per fortuna, è stato un microsecondo di calo di tensione. Anche lì poi qualcosa, come succede, no? Che si succede, alcune cose si spengono, altre no. Sì, chissà come mai. Sì, anche a caso. Succede. Vabbè, comunque, non si sono spente invece le notizie che ci sono qua in questo momento sul nostro computer, anzi il computer di Lorenzo Masieri, che davanti a sé ha tutto il mondo scibile dell'informazione locale. E cosa ci legge? E questo è... Allora, no, stavo iniziando una riflessione sul fatto che tutti abbiamo accesso a tutto, ma questa riflessione qua non verrà fatta alle 7:20 e 49 secondi, no, la teniamo anche per il pomeriggio, guarda. Allora, abbiamo detto che è iniziata la Milano Green Week e ieri è finita la Fashion Week, quindi una week dietro l'altra a Milano. Milano Green Week chiaramente all'insegna della sostenibilità ambientale, eccetera, mobilità appunto green e i discorsi che sostanzialmente facciamo ogni giorno. In particolare anche nel comunicato, diciamo, che apre il documento in cui vengono riportati tutti gli eventi della Green Week, che sono tantissimi, si fa riferimento al nubifragio della notte tra il 24 e il 25 luglio, sottolineando appunto che, come appunto dicevamo ieri, questa edizione sarà all'insegna del ricordo di come è poi stata affrontata quell'emergenza, tanto che appunto pochi giorni fa con una delibera la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo del bando che verrà pubblicato sul sito del comune per promuovere il riutilizzo del legno degli alberi abbattuti dal nubifragio dello scorso 25 luglio nell'ottica di economia circolare. Quindi tra poco verrà pubblicato questo bando appunto per la realizzazione di opere e manufatti da collocare dove? Nei parchi cittadini. Ok, quindi questa forse è un'iniziativa da sottolineare maggiormente. Stavolta mi piacciono le parole usate un po' a caso, l'economia circolare, quelle robe di un po' così che ormai sono molto trendy, però vabbè, no, ci sta, cioè, no, adesso sono io che sono solito polemicone inutile, però ci sta. No, però ricordiamo appunto il discorso che facevamo ieri, che più in un'ottica di ricordo del passato e come si è agito, sarebbe da prevenire. Quello sì. Qui vabbè, insomma, ci si mette, diciamo, una sorta di pezza fatta bene, quindi va bene, dai, ci può stare. Altro al momento. È arrivato un WhatsApp in questo istante mentre dicevo altro. Guarda, è arrivato un WhatsApp di Alberto che dice: buongiorno a tutti i cristallini e a Fabio e Lorenzo. Vieni sempre dopo di me. Fabio, mi spiace. Che dobbiamo fare? Sei un loser. Ma penso sia una questione di età. Penso sia una questione d'età, quindi io non mi vanterei. Sono un vecchio. No, ok, ormai devo dire che rifare il rewatching di The Office non fa bene. No, mi ha peggiorato notevolmente. Sono una via di mezzo tra Michael Scott e Dwight Schrute, quindi davvero non va bene. Quindi proprio i peggiori nel senso. Anche se il tuo preferito, veloce? Il mio preferito, oddio, penso Jim mi sta molto simpatico. Io adoro Kevin. So che molti di voi non sappiano. Insomma, tutti quelli che sono ascoltato sanno, allora, di cosa stiamo parlando. Jim dopo Michael Scott. C'è un video che gira in rete che dice: qual è il tuo personaggio preferito? Chiaramente dopo Michael Scott. Ok. Beh, se non sapete di cosa stiamo parlando, The Office US. Recuperatelo, c'è sia su Prime che su Netflix. Quindi lo trovate tranquillamente. Tranne che sia una puntata su Prime che non è stata tradotta, solo in inglese, penso.
Posso entrare, Maseri? Entriamo, perché l'hai fatto. Allora, diciamo, ho chiesto esplicitamente di non tagliare il solo di vivere. Solo che poi va giù a sfumare, quindi prima o poi devi entrare, devi entrare. Ma dove le altre radio entrano, noi entriamo dopo. È vero, perché è grande rispetto per il Blasco, e quindi ci mancherebbe. E allora torniamo qui in diretta, bentornati a tutti, 7:34 minuti, martedì 26 settembre, 331-7853-555. C'è anche una mail, lo sai, diretta @cristalradio.it. Non abbiamo mai ricordato la mail. Ma non leggo neanche, quindi non scriveteci. Ah. Scrivete per cose importanti, la mail, legge il direttore, legge l'ufficio programmazione, noi solo il WhatsApp. 331-7853-555. Vi ricordo, in diretta anche su Milano All News, in quanto noi residenti in questo istante negli studi di Milano All News, in quel di San Siro, zona ovest di Milano, municipio 7, quadrante ovest, potremmo dire. Con però il compito di leggere le notizie della giornata. C'è qualcosa, Maseri? Assolutamente, vabbè, chiaramente partiamo, non ha a che fare con Milano, però è giusto ricordarlo, oggi martedì alle 11:30 a Palazzo Montecitorio, sede della Camera, si terranno i funerali di Stato di Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica, morto venerdì a 98 anni. Giusto ricordarlo, anche se non ha appunto a che fare con Milano, mentre cosa ha a che fare con Milano? Una tragedia spiorata, dice il sindacato USB, Scuola Lombardia, perché ieri mattina una scuola che adesso la scuola primaria di Martin Luther King è stata dichiarata inagibile a causa del crollo del controsoffitto che ha allagato appunto dalle recenti piogge che si sono abbattute su Milano, e non tutti i bambini, gli insegnanti sono stati fatti entrare alle 8:30, orario di inizio delle lezioni. Okay, quindi una parte della scuola è stata appunto evacuata, esatto, per questo problema. USB Scuola Lombardia denuncia, okay, appunto. I tempi non cambiano mai, perché ti dico una cosa: quando andavo all'asilo io, asilo di via Quinto Romano, è venuto giù il tetto a un certo punto. E succede spesso. Quindi non è che i tempi non cambiano mai. Pensa che io ho fatto i primi 2 anni d'asilo in una sorta di roulotte nel giardino. Veramente? Sì, adesso non mi ricordo come si chiama, tipo housemobile, per intenderci. Eravamo lì, sì, una casetta, una specie di container, proprio degli anni 80, quindi non è proprio un container, una roba un po' brutta. Però sì, i primi 2 anni di asilo l'ho fatto lì dentro, posso dire, una figata pazzesca, divertentissimo, era divertentissimo per i bambini. Un po' meno mi sa per gli insegnanti, c'era un caldo pazzesco appena veniva fuori un po' di sole, un freddo barbino appena veniva fuori un po' immagino, di immagino. Però divertentissimo, era come fare l'asilo nel bosco, cioè, capito? Era un giardino a baggio, però vabbè, insomma. Però, insomma, altro? Velocissimamente ricordiamo che questa è la settimana della protezione civile regionale, la settimana della protezione civile regionale di Regione Lombardia, chiaramente. È stata inaugurata il 23 settembre e le iniziative proseguiranno nella giornata di domani con la presentazione del libro sul ventennale della formazione regionale della protezione civile Lombardia, e del 29 con il raduno interregionale del volontariato di protezione civile del Nord Italia a Palazzo Lombardia. Beh, la protezione civile credo sia proprio una di quelle grandi eccellenze italiane, nel senso che è veramente un bel sistema. Poi è molto interessante vedere come la protezione civile poi chiama a sé tantissimi volontari, quindi soprattutto devo dire, non tanto nella città di Milano quanto nei comuni già limitrofi sono molto forti le protezioni civili, diciamo i corpi volontari delle protezioni civili, e chiamano a sé tantissima gente. La cosa bella quando le vedi è anche molto intergenerazionali, cioè ci sono i giovani, ci sono, diciamo, i più anziani, ci sono quelli storici che hanno sempre fatto volontariato e animato quei paesi, e poi ci sono appunto le nuove leve che arrivano. E insomma, un compito molto interessante che spesso fa anche la Croce Rossa, la Croce Verde, insomma, con quei vari corpi volontari. Quindi vabbè, complimenti allora alla Protezione Civile, seguite il programma. Anche quei piccolissimi corpi volontari che si occupano di ripulire i quartieri, hanno una fascia, cioè coprono delle fasce di generazioni molto diverse. Meno male, almeno c'è un momento anche in cui ci si può trovare tutti quanti insieme qui, anche se voi volete potete trovare qui su Cristal Radio.
Tommaso Paradiso, ricordati anche di non fare più canzoni che sembrano l'82 anche, Tommaso. No, che cattivo. Io mi vorrei informare sulla carriera solista di Tommaso Paradiso. In che senso? Perché io non ho disprezzato i dei giornalisti, ti dico la verità. No, perché bisogna disprezzarli? No, vabbè, ma mi sento uno dei pochi. Ah, perché gli altri disprezzavano, sì, un successo che non ho avuto. Sì, vabbè, ma se io dico tra i miei amici, ah, che bella, completamente, mettiamola, mi mandano tutti. Sì. Vabbè, perché degli amici che sono brutti, cioè delle brutte amicizie hai per quello, non so cosa dirti. No. Invece io avrei da discutere sulla carriera da solista di Tommaso Paradiso, forse. Sì, ma perché non ho mai sentito niente, okay, a parte quelle solite. Vabbè, ecco, bravo, c'è poco da fare, bravo. A parte le solite, mi incuriosisce. Comunque, dai, cosa... Velocissimamente. Difficile che un solista poi trovi fortuna quando abbandona un gruppo all'apice del successo. Beh, te ne faccio due nomi se vuoi. Allora, non dire Robbie Williams. No. Ok. Non dicevo Max Pezzali. Max Pezzali, guarda che fa i tour con le canzoni degli 883, non ne mette una della sua, della sua carriera solista. Quindi vabbè. Cremonini. Cremonini. Abbiamo fatto anche un disco. Sì, però fatemelo dire che era solo... Che micidiale, c'è lui una persona, cioè sono ancora ricordati oggi, ma hanno fatto un disco solo. Tutti i singoli. Praticamente tutti i singoli, tutti un disco singoli. Solo, pensa a te. Ma infatti, cosa non è ora? Il Cesarone. Cosa c'è da leggere lì? Allora, che ha a che fare con, diciamo, la Green Week o comunque tutto ciò che gira attorno. Non posso leggere i WhatsApp che stanno arrivando perché, vabbè, dicono su Tommaso Paradiso stanno arrivando un po' di giudizi universali. No, ma io la vorrei approfondire. Ti piace il giudizio? Che non è sua, Bersani, ma di Bersani, certo. Infatti. Cioè, approfondirla, inteso, sono curioso, non che mi piaccia. Comunque, la tromba d'aria che si è abbattuta su Ro venerdì 22 settembre, sì, lo sapete bene, non abbiamo dato notizia perché purtroppo sabato e domenica, cioè no, purtroppo, oddio, un po' anche per fortuna, sabato e domenica dormiamo e quindi non siamo qua, ha abbattuto circa 150 alberi. Nel comune di Ro, cioè, beh, non sono pochi. No, è vero che è un comune molto verde, però insomma, non è poco. 150 anni, insomma, ma è stata infatti una tromba d'aria pazzesca. Giravano e girano ancora sui social, sì, foto e video che fanno capire l'intensità e la potenza di quello che è successo. Cos'altro poi? Cos'altro è, è uscita una statistica dell'Istat. Sì. Che ha sostanzialmente tracciato i confini, non tracciato i confini, oddio, adesso mi sono incartato, non so più come dirlo. No, ha riportato. Ha fatto lo scenario, ha disegnato lo scenario. Ci stava però tracciato i confini. Di chi ha usufruito in Lombardia del bonus psicologo. Ah, ok, quindi ha fatto una sorta di report, diciamo. E tra l'altro, solo l'11,5% dei richiedenti ha ottenuto il sostegno. Quindi l'11% dei richiedenti ha ottenuto il sostegno. Sì. Ok, va bene. Lavoratrici, leggo Il Giorno Milano, lavoratrici tra gli adulti, maschi tra gli adolescenti. Lavoratrici tra gli adulti, maschi tra gli adolescenti, questa è la platea principale dei richiedenti del bonus psicologo. Adesso leggeremo. Quindi i giovani sono stati più i maschietti ad andare, e invece sì, negli adulti più le lavoratrici. Esatto, le lavoratrici, esatto. Adesso leggeremo per bene le statistiche e poi cercheremo di riportarle. Perfetto, adesso dai, abbiamo allora una canzone che ti può aiutare a prendere tempo, appunto, e leggere meglio la notizia e poi darci bene un report. Questo è Jovanotti con Il Boom. Sai come fa la canzone? Boom, boom, mi immagino. Boom, 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 boom. Te l'ho detto che faceva boom. Eh beh, ma è una canzone che si chiama Boom. Il Boom 2021, me l'ero persa. Non l'ho mai sentita in vita mia. No, io sì, ma me l'ero persa nei meandri della mia mente. A proposito di meandri della mente, so che stai per collegarti con qualcuno che ha una grande open mind. Ah, un open mind. Veramente open mind. Paurosa. Sì. Perché ci colleghiamo anche questa settimana con Paul di Nati per Nascere. Sì, lo so che può sembrare strano, ma Nati per Nascere a Milano. Ciao Milano, come state? Buongiorno Paul, buongiorno. Come va sui suoi 1000 profili social? Ciao Milano, buongiorno. Qui nel mio profilo Facebook, Headbook, Armbook, Icebook e All Body Book siamo ormai a 12 miliardi e 700 milioni di utenti unici al giorno, every day. Aspetta Paul, com'è possibile? Siamo circa 8 miliardi su tutto il globo. Come fa ad avere 12 miliardi di utenti unici? Adesso mi viene difficile anche pensare che
la seguono dalle zone più remote del globo. Non mi pare un dato realistico, 12 miliardi di persone. Sì, allora, prima cosa, guarda i tuoi follower e capa 20 anni. Con i miei ci capo circa 2 secoli e mezzo. Beh, comunque. Comunque, in che senso? No, non te lo spiego perché non ho tempo da perdere. E poi comunque non sto a dirti quanti follower ho anche da zone remote del globo. Pensa, think about it. Ho una signora di 75 anni che mi segue da Cassinetta e Lugagnano, e una coppia di gemelli siamesi eterozigoti, sì, che mi segue da Paderno. Gemelli siamesi eterozigoti, vabbè, non indago oltre, ma comunque dai, Paul, Paderno Dugnano, poi è attaccata a Milano. Ma no, Paderno Isimbardo è ben 9557 metri a sud di Lodi. 9 chilometri e mezzo. Ciao Milano, vabbè, come state? Va bene. 12 miliardi, vabbè. Noi Paul, va bene, grazie. Tu invece, come mai questo bisogno di espanderti oltre le mura, oltre misura, con i tuoi profili social? Perché, ciao Milano, il nostro profilo Nati per Nascere a Milano è il primo blog, sito, podcast, libro, enciclopedia e raccolta di santini di Gianni Rivera di tutta la provincia di Milano. E quindi... Ciao Milano, state bene? Sì, io benissimo, grazie ai vostri 12.813 alla quarta like sul mio post, sul nostro profilo Nati per Nascere a Milano su Instagram, Momentogram, Adessogram, Nowgram, Appena Statogram. Ciao Milano, come state? Paul, oggi vedo che è più difficile del solito. Ma le novità non finiscono qui. Cosa? Non mi ero accorto, scusami, perché sono iniziate le novità, a me non pare, però vabbè, dimmi. Oh my god. Dimmi. Ciao Milano, siete ancora in passerella? È appena passata la Fashion Week e il vestito che Nati per Nascere a Milano vuole proporvi è qualcosa di completamente nuovo e innovativo. Tre minuti che parliamo, la prima novità, mi dica. Camicia bianca, scusa, pantalone nero e scarpa sneaker. Ma jeans, una maglietta, cantava anche Nino D'Angelo, cosa vuol dire camicia bianca, pantalone nero, vabbè, che novità è? Cioè, poi dove troviamo l'originalità, la milanesità? Dove la troviamo? Ciao Milano, ovviamente sotto la camicia un tatuaggio che va da spalla a spalla con scritto I love the city of Milan. Sobrio. Miley Cyrus, 7:54 minuti, martedì 26 settembre 2023, sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News in quelli di San Siro con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti ancora chi si è messo in ascolto solo in questo istante, ma siamo qui appunto a farvi quasi alla fine della prima ora le ultime notizie appunto dai giornali. Sì, andiamo a recuperare quella che abbiamo detto prima sul bonus psicologo e il report dell'Istat e diamo, guarda, nativo digitale Instat. Chi sono i beneficiari? Chi sono? Evidenzia che tra i fruitori 7 su 10 sono donne, mentre la classe di età più frequente è quella tra i 18 e i 29 anni. Tra i minorenni però la percentuale di fruitori di genere maschile è il doppio di quella femminile. Pensate, quindi i minorenni il doppio di, mamma mia, delinea davvero un ottimo quadro che è stato fatto di questa iniziativa. Speriamo appunto che poi si possano avere ulteriori dati nel proseguo. Noi invece continuiamo con la musica, continuiamo sempre qui in diretta su Crystal Radio. Siamo arrivati alla fine della prima ora in vostra compagnia, grazie anzi della compagnia che ci fate tutti i giorni. 331 78 53 555, poi FM, DAB, poi cos'altro? App, bravissimo. E sito, sia di Crystal Radio che di Milano News. E per rivedere tutti i contenuti, sketch, che non ha, era uno sketch quello che abbiamo appena sentito. Ma mi sa di sì, Sketch, interviste, telefonate, interventi di qualsiasi tipo. Contenuti sono tutti online sui nostri social, li trovate senza problemi. Okay, Milano News e Crystal Radio, trovate tutto, YouTube, Twitch, insomma ovunque, basta che scrivete Good Morning Milano e ci trovate sicuramente, saremo lì a raccontarvi come sempre la mattinata milanese. E allora adesso appunto sono al momento del Depeche Mode, Wagging Tongue.
sulle mani tutti quanti qui alle giostre di Corsico, benvenuti. Penso che io pensavo al Capodanno di Rio. Ah, no, 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 al no, Carnevale no. di Rio. No, io alle giostre di Corsico, quando alle sento di Corsico. Sì, quando sento la cassa dritta un po' così, bello. È bello, no? Ehi, bravo bambino che prende il codino, altro giro, altro regalo. E allora andiamo avanti, partiamo con le notizie, altro giro, altro regalo, notizie. No. Allora, manteniamo il clima di festa. Ah. Guarda che gancio. Manteniamo il clima di festa perché non hai già voglia di Natale? No. Sì, su, devo mantenere, scusa, devo mantenere il clima di festa. Amici, sì, amici cristallini, fateci sapere se al 331-7853-555 avete voglia di Natale. Io già riesco a stonare Jingle Bell. Sì. Io personalmente, dopo la fine dell'estate... Natale. Natale. Cioè, così, sì, così ma... debotto, senza senso, sì, come si diceva una volta. E è uscita la notizia che leggo Sky TG 24, la versione... No, sto pensando niente, un po' di meno che Sky TG 24 per leggere notizie sul Natale al 26 di settembre, va bene. Sì, il problema è quello. È quello. Oltre 20.000 metri quadrati a Christmas Magic. Christmas Magic. È un intero mondo dedicato al Natale. Where? Che ci sarà a Milano, all'Allianz MiCo, il centro congressi. Che l'Allianz MiCo cos'è? Ciao, è la fiera. Milano. È la fiera. L'Allianz MiCo, sì, è la fiera. Sì, Milano Congressi. Milano Congressi. Milano Congressi, il centro congressi, centro più congressi grande d'Europa. Ci saranno 20.000 metri quadri che saranno dedicati a un piccolo, insomma, a un villaggio natalizio indoor, immagino, a questo punto. Che si aggiungerà alle varie piste di pattinaggio. L'anno scorso ricordiamo quella finanziata da Regione Calabria, era in bellissima. Piazza Duca d'Aosta, era bellissima, soppressata per tutti a Natale in Piazza Duca d'Aosta, il tipico, sì, a volte fanno delle cose che posso Calabria. Dire che non si, cioè nel senso non me ne vogliono gli amici calabresi, come dice in questo caso, ma cioè con tutto, cioè, a Natale, no, è semplicemente, mi immagino Finlandia, mi immagino, no, invece ma no, ma più che altro, no, Cosenza. Fare Natale da noi. A me non sorprende quello, a me sorprende che all'interno di Regione Lombardia non sia stata Regione Lombardia a mettere il suo striscione e a finanziare un minimo quella pista di punta pattinaggio. Considerando che era tipo la più, mi pare che fosse la più grande in Italia. No, in Italia non so, in Lombardia pattina sicuramente. Con noi sulla sela. Era questo. Pattina sulla sela con noi. Così era lo slogan. E allora sai che c'è? Sai che c'è? Sai che c'è? Senti cosa ti faccio ascoltare? Rientriamo. Abbiamo battuto ogni Stiamo record. Scherzando. Abbiamo battuto Avete ogni record. Già perso. Avete qual è, già qual perso è la challenge? La, sì, la, come si chiama? La Last Christmas Challenge. No? Arrivare a Natale senza ascoltare. Bene, vi abbiamo fregato. Al 26 di settembre. Eccola qua. Quanti di voi hanno già comprato i regali di Natale? Ma no, Fabio. No, io e te sicuramente no, ma anche perché io non ne faccio. No, sono anni che non faccio più regali. Io purtroppo sì. No, sono anni che non faccio più regali, ma che voglio che mi vengano fatti, però. Scusa, perdonami. Vabbè, sono il direttore. Cosa ti aspetti? Sono il direttore, cioè ci mancherebbe. Nel senso, aspetta, fai i regali a voi poveri stagisti, regali... edicolanti, come si chiamate, giornalisti qua. Sì, cioè, giornalai. I regali si fanno solamente a Black Friday. Ah, ok. Beh, allora è prima di Natale, quindi prima di Natale. Sono non c'è anche tipo il colosso dell'e-commerce. Ma fra poco, in realtà, so che il colosso dell'e-commerce, tipo i primi di ottobre, fa uno di quei giorni lì buoni per lui. Sì, sì, no, prima ancora del coso lì, del Prime Day. Comunque, ho sbagliato. Scusa, del Friday, del Black Friday. Scusa, tutto questo casino per non dire quella parola lì. E poi invece, ma capisci che. È come all'epoca di Forza Italia, no? Cioè tu andavi allo stadio là, Forza Italia, e non potevi, no. Qui non è che ho detto una parola, cioè Prime è una parola... Ma pensa che a me cioè, è capitato, primer, a me è capitato di andare a vedere il basket e dire liberi uguali! non credo funzionasse così. Vabbè, ma facciamo una cosa, cerchiamo di rimettere un po' di ordine all'interno di questa trasmissione, ricordiamo sempre sulle note di Last Christmas... Quanti giorni mancano a Natale? Adesso non lo so. Aspetta. Prima cosa, 90. Spaccati. Vabbè, è vero. Abbiamo fatto apposta.
Che poi non è che l'abbiamo fatto mica, perché oggi è Santo Stefano, perché è il 26, no? Cioè, come Santo? Eh sì, ah, Santo Stefano, il 26. Allora, dicevamo, mancano 90 giorni, tondi, come la pancia di Babbo Natale, al Natale. Ecco, va bene. E allora, visto che abbiamo voluto darvi questa infornata di Natale, speriamo che tutti quanti oggi siate più buoni. al 26 di settembre. Perché, allora, tutti bravi a fare i buoni al 25 di dicembre quando non c'è nessuno in giro. Fanno il 26 di settembre quando c'è quel pirla davanti a te in macchina che non va, quando esci di casa e trovi quello sul passo carraio, quando la tua vicina non ha fatto la raccolta differenziata bene, quando tiri sul pacco si spacca e viene giù tutto l'umido per terra sulle scale. Vado avanti? Posso dire che anche il 24, 25, 26 queste cose accadono e comunque però lì ti senti più buono. Partono imprecazioni varie. Vabbè, qui invece oggi no, sfidatevi. Sfidatevi. Siate oggi più buoni, non oggi il 25 dicembre, ma il 26. Giornata mondiale della bontà. Della bontà, che, così. Che esisterà comunque. Fate i buoni, diceva qualcuno. Dai, un po' di musica adesso, ma soprattutto facciamo star zitti questi due che è meglio, dai. Allora è il tempo dei Tiro Mancino con Domenica, che è un altro giorno di festa, ma oggi invece è solamente martedì. Oh my god. Tiro Mancino, Domenica. Domenica, vorrei domenica. Approfondire a sto punto per par condicio la carriera solista di Federico Zampaglione. Sì, che Zampaglione. Che non so neanche se esiste una carriera solista cantante. Guardo i film. Guardo i film anche della Gerini per par condicio. Vabbè. Ma sono qui insieme, sono? Non sono ancora insieme. Peccato, ci piaceva tanto come coppia. No, va bene. Recuperiamo il discorso sulla bontà di prima per una piccola nota di colore. Nota di colore. Perché il 3 settembre a Gubbio, il 2 settembre a Gubbio si è tenuta la manifestazione che ha assegnato alle persone che si sono maggiormente distinte per gesti di generosità il premio internazionale della bontà. Internazionale. Quindi, tu vai a Gubbio, fai una buona azione e ti danno un premio. Sì, quindi fate i buoni a Gubbio, fuori fate le carogne, fanno il peggio del peggio, tanto non vi premiano. Invece a Gubbio quando arrivate fate i buoni, così almeno vi danno il premio internazionale della bontà. Hai visto, capito? Qualcosa bisogna pure fare per tirare a campare, è quello che fanno le varie enti del turismo locali che si inventano premi per riuscire a portare. Che poi Gubbio, anche noi Gubbio, Carlo Gubbio, cioè, la gente ci andava anche senza il premio della bontà adesso. Beh, insomma, Gubbio guarda che dove è stata girata Don Matteo. Infatti, quindi bisogna essere buoni, cioè il premio della bontà per contrastare tutti gli omicidi. Ma ho scoperto che non c'è più Don Matteo, cioè nel senso che non lo fa più Terence Hill. No. Infatti, credo Raul Bova, mi hanno detto, sì, può essere? Sì. Ma vorrei capire, io non ho capito, cioè è uno spin-off, cioè, oppure è il prequel, cioè quando era giovane, quando sarà anziano, cioè, non ho capito, nel senso, oppure un altro prete, cioè Don Luigi. Cioè, sono due persone diverse. Ma si chiama ancora Don Matteo, la fiction? Sì. Penso, sì, allora, certo. Insomma, non c'è più Don Matteo. E vabbè, ma sarà, sai che anche Don Matteo e gli amici suoi, come Hello Kitty and Friends. Non l'ho colto, io stavo dicendo Il Medico in Famiglia, non che metà delle stagioni, se non sbaglio, sono senza Lino Banfi. Chiaro, non si chiama Casa Banfi, ok. Il Medico in Famiglia non era Lino Banfi, non era il figlio. Erano, sì, era non lo so, figlio, non altro, vabbè, adesso. Io sono rimasto nonno felice. Quello di Gino Bramieri, sì, sì, quelle robe lì con Gino Bramieri, quelle robe lì. Quindi no, sono rimasto un po' indietro da questo punto di vista. Sono le 8:20. Fra poco ci fermiamo, ovviamente, come sempre, per la nostra pausa della mattinata. Ma ricordiamoci che poi alle 8:30 arriva Walter Cherubini, presidente consulta Periferie Milano, appunto per parlare di periferia. Sì, no, parleremo anche di altro. Mi ha mandato via WhatsApp la scaletta. Ah, ok, ci siamo organizzati. Bene. Ci sarà anche un convegno, c'è un convegno che si chiama Dalle Periferie per Ripartire e ne parleremo appunto con Walter Cherubini. Sarà, ci spiegherà meglio di cosa sì il 27 tratterà. Il 27 settembre domani tutto il giorno praticamente, no, domani sera, domani pomeriggio, sì. Saranno dopo ne parliamo con lui. Sono 3-4 incontri, 3 sessioni di incontri appunto per ripartire dalle periferie. E poi appunto c'è anche il tema, abbiamo parlato delle periferie, che verrà fatto il forum delle periferie a Bergamo e Brescia il 6 ottobre. Quindi ovviamente Walter voleva un attimino mettere il punto, fare il focus su questo tema. Ma insomma fa pochissimo appunto. L'ho visto arrivare adesso, è entrato in questo momento al di là del veto.
appunto, quindi siamo quasi pronti appunto per parlare poi con Walter Cherubini. Parliamo di periferie, lo sapete, ogni volta con il martedì è il giorno delle periferie, il giorno appunto insieme a Walter Cherubini, la consulta periferie Milano. Hai qualcosa? Ti vedevo velocissimo a Milano, la prima autostrada 5 corsie d'Italia, Ciumbia. L'autostrada è stata ampliata tra la barriera di Milano Nord e l'interconnessione con l'autostrada 9 Linate. È il famoso tratto urbano della 4. Quella lì sarà la prima. Sì, 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 è quella... no, qua c'è scritto: è la nuova autostrada a 8 Milano Laghi, che è stata allargata nel tratto. Mi leggi, allargata tra. Dopo la barriera nord, l'ampliamento è stato inaugurato. No, la Laghi allora. Sì, no, che ho capito dove. Sì, 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 no. È per andare ad Arese, per intenderci. Un pezzo lì. Primo pezzettino della Laghi fino allo svincolo, appunto. Quando poi dopo si dirama anche. Cioè, la Linate, poi dopo c'è la seconda diramazione, quella che vai accomoda da una parte e l'ecco dall'altra. Ieri pomeriggio è stata appunto inaugurata 100 anni dopo l'apertura al traffico dell'arteria stradale. Tu sai che quella è la più antica autostrada al mondo? Non ne avevo idea. Sì. La più antica autostrada al mondo, se la gioca con un'autostrada in Germania, che però è un po' più vecchia, ma in realtà era usata per fare i test, quindi non era aperta al pubblico. Okay. Invece la prima vera e propria autostrada a pedaggio aperta al pubblico era questa della Milano Laghi, non lo sapevo, che appunto guardava Milano Varese all'epoca, e era interessante come a Milano c'erano i caselli proprio con la sbarra, con il casellante che era un signore vestito che diceva dove vai, quanti siete, dove andate, un fiorino, sì, praticamente era così, e quindi tu prendevi, cioè, alzavano la sbarra e andavi su questa autostrada che sembrava immensa per l'epoca, perché era a tipo due corsie, non era di più, ma immagina con le macchinine dell'epoca, cioè, sembrava ci sguazzavi, sembrava una pista da atterraggio per aeroplani. Comunque, continuiamo con la musica, ma soprattutto ci fermiamo con le nostre sproloqui, perché diamo un po' spazio dopo la piccola pausa della mezz'ora a Walter Cherubini. Noi appunto ci restiamo quindi fra poco, due canzoni, un po' di consigli per gli acquisti, poi siamo di nuovo qui insieme a voi qui su Crystal Radio. 8:25 minuti, martedì 26 settembre, auguri alla mamma di Lorenzo. Ah, è vero. È vero? È vero. 8:33 minuti, bentornati, eccoci qua, siamo tornati qui con Good Morning Milano, siamo tornati in diretta, come sempre tutti i martedì, a quest'ora chi abbiamo con noi? Walter Cherubini, presidente di Consulta Periferia Milano, buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, che radioascoltatori. Okay. Buongiorno, eccoci. Walter, buongiorno. Walter, ti chiedo se puoi girare leggermente il microfono, che si sente poco, perfetto, okay, così è giusto, scusami, te l'avevo messo sbagliato io, questa mattina siamo un po' distratti, caro Nasieri. Iniziato per questo. Allora, innanzitutto il tecnico sei te, tra i due. Sono il capo, quindi. Sei il capo, ma capo anche tecnico. Capo tecnico. Sono e capo poi ferro auto tranviere. Gli sbalzi di corrente sbalzi non di corrente, ci aiutano. No, gli sbalzi continuano ad esserci, sbalzi di corrente questa mattina che non ci stanno aiutando. Quindi A2A, per favore, si fermi un attimo, perché stamattina sta facendo i lavori. E quindi per quello sono un po'. Vai. Comunque, Walter, buongiorno, benvenuto. Bene, eccoci qui. Allora, di cosa parliamo quest'oggi? Io direi, apriamo subito parlando di quello che sta per succedere a Bergamo e Brescia, perché è importante, c'è un importante convegno che ha a che fare proprio con le periferie, giusto? Lo agganciamo, comunque diciamo che il 6 ottobre a Bergamo e a Brescia, con due sessioni parallele, ci sarà la quarta conferenza nazionale delle periferie urbane promosso dalla Fondazione Bracco. E quindi insomma... c'è da seguirlo, perché ne verranno sicuramente ne verranno fuori. Ecco, tra le altre cose, proprio sul tema periferia, che negli ultimi anni era un pochettino una parola da non utilizzare, invece adesso ci sono state appunto questa conferenza nazionale, e quindi vuol dire che la Fondazione Bracco sta dedicando in maniera programmata attenzione al tema delle periferie. Il titolo è 10, 100, 1000 centri, ma sotto c'è scritto quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane, non quartieri, scusa, un po' di polemica su chi usa parole un po' a caso. Anche no, a ma il tema è quello di intenderci, periferie sono anche quartieri sono anche in centro. Giusto. No, perché non c'è sicuramente problema da questo punto di vista. Il tema è che le periferie ci sono quartieri, ci sono anche antichi borghi, generalmente sconosciuti. A Milano abbiamo una costellazione di 70 borghi che fanno parte di questa periferia. Qual è la tipicità? È che non sono conosciuti. Sì. E poi ci sono, per esempio,
aree agricole. Noi abbiamo il 16% della città che è coltivato. Milano 16%. È la seconda città agricola d'Italia, dopo Roma naturalmente. Questo è un primato di cui vado, un secondato, anzi un primato ma di cui vado fiero. E dopodiché davvero... ci sono anche parchi. Allora capiamo, giusto, che un antico borgo, un nuovo quartiere, magari anche un quartiere, diciamo così, popolare, un'area agricola o un'area parco, hanno bisogno di attenzioni diverse. Perché? Perché l'area agricola può essere anche, e l'area parco, oggetto di una discarica abusiva. Presenze che ognuno fa quello che vuole, roghi e quant'altro. Sì. Allora è chiaro che ci vuole un occhio diverso, ma un occhio diverso soprattutto che sia sul posto. Sì, e c'è un problema del governo del territorio. Il tema sempre lì, ma no? La sottolineatura, vale, direi anche della quarta conferenza nazionale, è per disegnare le città del futuro a misura di comunità e ambiente. Direi che il tema sicuramente ci azzecca. Molto interessante. Il collegamento e anche, dicevamo, il ritorno un pochettino a utilizzare il termine periferia, anche dalla quinta Art Week 2023 che si è svolta a Milano lo scorso 2-11 giugno, okay, con una costellazione di iniziative piuttosto ampia. Ecco, questi due argomenti verranno ripresi, uno per appunto vedere che cosa si è consolidato in questi 10 giorni della Milano Art Week, l'altro anche per lanciare e vedere quali sono le prospettive che si vogliono dare con la quarta conferenza nazionale. Si svolgerà domani, mercoledì 27 settembre alle ore 17, sì, con termine alle ore 19, quindi è un concentrato di 2 ore, dove appunto ci tre sarà... sessioni, ho visto, però, un'ora ma... Due ore, ci saranno interventi di 8-10 minuti con il convegno dalle periferie per ripartire e quindi incontrarsi, confrontarsi e anche proporre. Molto interessante anche i titoli, cioè il ritorno delle periferie, quindi proprio anche il ritorno, okay, anche semantico, diciamo, in questo caso. Poi il governo delle periferie, che è un po' il tema che ci diciamo spesso, no? Della distanza che c'è spesso volentieri tra chi governa una città e le sue periferie, ma proprio una distanza fisica a volte, chiaro, che rende complicata la governance, no, della tante città. Tante specificità hanno e bisogno poi, di occhi vicini, come giustamente. Che bravo, ha imparato la lezione, hai visto? Che Robini? Ripetita Juvent, come si dice questo caso. Noi facciamo la goccia, ecco. È la goccia che ha rappresentato l'attività di consulta periferie Milano, tutto sommato, in questi 18 anni. Il 27 settembre, appunto, facciamo 18 anni. Auguri. No? E quindi, maggiore sicuramente, anni. Non è un lavoro di celebrazione, ma è quello di sempre riproposizione. In questi 18 anni abbiamo promosso, direi ormai, oltre 220 tra convegni, seminari, incontri. Proprio sempre avendo come partenza l'orizzonte delle periferie. Quindi orizzonte delle periferie vuol dire mettersi ai confini comunali e guardare verso il centro, a differenza dell'approccio normalissimo che è quello siamo in centro e guardiamo verso la periferia. Interessantissimo anche il terzo titolo, che poi adesso bando una canzone ma poi torniamo a capire meglio, perché presenze culturali nelle periferie, e sappiamo di quanta ricchezza, proprio uso la parola ricchezza, stiamo parlando. Ma adesso diamo la linea a Ligabue che ci allieterà con la sua volevo fare un attimo un piano bar, sì, infatti volevo fare una roba così da piano bar, niente, dai, allora adesso Ligabue, Volente o Nolente, con Elisa. Ligabue, Volente o Nolente, con Elisa, alle 8:43 minuti, martedì 26 settembre. Sempre tanti auguri alla mamma di Lorenzo. Cherubini, compleanno della mamma di Lorenzo oggi. Happy birthday! Vedi, anche gli auguri da Cherubini. Quindi, insomma, basta. Oggi tua mamma basta, è contenta. Ha fatto un plane. Gli devo ancora fare io, però. Mamma mia, Vergogna! Sono uscito prima dalla sveglia. Auguri. Ecco, mamma mia, che vergogna. Walter, dicevamo appunto, allora, questo importante convegno domani, dicevamo 2 ore pregne, 3 sessioni in cui si parla di periferie, la terza sessione appunto ha a che fare con le presenze culturali in periferia, giusto? Esattamente. Ecco, la logica proprio di questo convegno è quello di fornire, diciamo un po' agli addetti ai lavori, perché non è uno spettacolo, ma è quello di acquisire tutta una serie di elementi che si stanno muovendo nella città di Milano.
perché il primo problema è che anche gli addetti ai lavori non sanno quello che c'è. Allora, ci saranno 11 interventi, diremmo anche abbastanza qualificati, anzi qualificati sicuramente, se no non lo faremmo da questo punto di vista. Giustamente. Quindi il tema delle periferie è proprio di dare un orizzonte cittadino all'iniziativa. Per esempio, adesso c'è un dibattito dove si dice che le rassegne musicali sono un po' troppo addensate. Mm. Lo dice già l'ex ministro Borletti Buitoni, e si sta ponendo questo tema. Ma perché secondo noi c'è una visione, non entriamo nel merito, avranno tantissime ragioni chi fa rassegne musicali, ma sono centrocentriche. Uh-huh. Perché se invece noi vedessimo la città non sui 9 chilometri quadrati del centro, ma sui 181 chilometri quadrati che è la città di Milano, e da questo punto di vista l'80% dal punto di vista geografico è costituito dalla periferia, dove dicevamo prima, dove abitano anche circa 850.000 residenti, allora cominceremo a dire che probabilmente tutto questo, questa congestione che c'è in centro, se si distribuisse sull'area periferica, indubbiamente non ci sarebbe il problema di avere il vigile che sta lì a regolare il traffico, perché c'è gloria per tutti. Nello stesso tempo, proprio il focalizzare le presenze culturali in periferia vuol dire che, ma per esempio, dove facciamo questi appuntamenti, questi eventi? Allora noi abbiamo una disseminazione di, per esempio, 109 spazi teatrali, dove si svolge attività teatrale o amatoriale o professionale. Ecco, quindi uno dice, ma io dove vado? Ho 109 posti, piccoli, grandi che siano. Allora c'è un pochettino posto per tutti. Il problema è che nemmeno i teatranti, molto spesso si dice, sanno che a Milano ci sono 109 spazi teatrali. In questi giorni comincia una rassegna teatrale piuttosto interessante, Fringe Off, dei teatri, dove ci sarà un addensamento di iniziative. Ecco, il tema è quello di invece ramificarle sul territorio, come sta facendo appunto questa rassegna teatrale, ma 365 giorni l'anno. La città deve passare da una logica di città per eventi, e quindi anche utilizzata da non residenti che vengono a Milano, perché Milano è la città delle opportunità. Noi dobbiamo passare in una logica di città per abitanti, e cioè gli abitanti che risiedono nei vari quartieri, nei vari antichi borghi milanesi, come fruiscono e come sono anche coinvolti in tutte queste iniziative. Allora, il tema di fondo che porremo sono un'esperienza che fa Consulta Periferie Milano, ed è quella, per esempio, di promozione musicale, anche se noi non siamo dei promotori musicali, però ci siamo trovati per circostanze con l'allora assessore alla cultura Finanzer Flori a individuare un'iniziativa che potesse riguardare tutte le periferie. Un giovane di allora, Angelo Mantovani del Clavicembalo Verde, disse, facciamo una rassegna. È giovane anche adesso, povero Angelo. E vabbè, siamo tutti giovani, ma sono passati anche da allora qualcosa come 15 anni. E quindi disse, facciamo una rassegna di concerti. Ci siamo guardati in faccia, noi siamo arrivati a promuovere oltre 800 concerti ad ingresso gratuito, con una media annua nel pre-Covid di 100 concerti, ma poi faremo un dettaglio. Fai pure, dimmi pure. Ecco, da questo punto di vista, valorizzare le realtà. Noi abbiamo, per esempio, si sono addensati poi mano a mano 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili a cantare nelle periferie. Poi è chiaro che nelle periferie ci può essere la piazza di un quartiere, ma poi ci può essere anche la Certosa di Milano in Garignano. Ecco, e pre-Covid, 18-19, grazie alla disponibilità di questi cori che cantano gratuitamente, poi c'è un problema della SIAE, ma che dovrà essere risolto, abbiamo fatto circa 120 concerti ad ingresso gratuito, che nessuno conosce, anche perché Milano è un addensamento di iniziative, ogni giorno ci sono una decina di conferenze stampa. Quindi ecco allora la necessità di andare
sul territorio, ma in maniera programmatica. Per questo una delle sessioni che abbiamo fatto, che è esemplificativa, perché poi potremmo andare sul sociale, quello che si vuole, ma sulla cultura, dove appunto faremo il punto sulle iniziative musicali, ma anche sulle giornate periferiarmi, cioè tutte quelle iniziative che portano i nostri concittadini, non solo, ad andare a conoscere il territorio. Ecco, allora siamo ahimè quasi già in chiusura. Oggi il tempo è pazzesco, sono già le 8:50, quindi abbiamo ancora solo 3 minuti. Però appunto, Walter, ricordaci bene allora questo appuntamento e poi cosa altro volevi raccontarci appunto nel dettaglio quest'oggi. Allora, ricordiamo che l'appuntamento è per domani, giusto? 27. Per domani alle ore 17, negozio civico Chiama Milano in via Laghetto 2, okay, che è una traversina vicino all'Università degli Studi di Milano in via Larga. Perfetto. Ecco, le prime due sessioni invece, uno appunto è il ritorno delle periferie, dove ci sarà in primo luogo il professor Ruta, che ha seguito la Milano Art Week, che è un docente del Politecnico. Ci sarà Francesca Lambertucci di Fondazione Bracco, appunto illustrando quella che è la Conferenza Nazionale Periferie Urbane. Dopodiché ci sarà anche un intervento di Stefano Sarti Sartori su governance e partecipazione, un esperimento al quartiere Chiesa Rossa di Brescia. E quindi Consulta Periferie Milano si muove però anche con una certa connessione, vabbè, possiamo citare che partecipiamo da Matteo questo network europeo sulla promozione culturale da parte dei cittadini. E dopodiché ci sarà Roberto Sculati, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, che ospita e partecipa al tavolo Periferie Milano. La seconda sessione sarà più legata al tema della governance cittadina. Il governo delle periferie. Esattamente, il governo delle periferie, che è uno dei temi, per esempio, che è stato posto dal Comune di Milano con l'iniziativa del 28 di giugno, la città e le città, conversazioni sul decentramento amministrativo. E interverrà Alicia Rienta, che è presidente della Commissione Rapporti con i Municipi del Consiglio Comunale di Milano, che il tema del decentramento è proprio questo tema che sostiene, sta sotto a questa necessità di distribuire sul territorio, ma se non c'è un decentramento forte con dei municipi adesso che funzionano, ma è 50 anni che il decentramento a Milano esiste sulla carta, ma non nella sostanza. Dopodiché qui ci sarà un intervento dell'avvocato Matteo De Paolis a nome del coordinamento, diciamo così, dei comitati di quartiere della zona 9, che hanno scritto una lettera al sindaco Sala proprio sulla riforma del regolamento dei municipi. I quartieri, vivendo la realtà del territorio, dicono: ma i municipi qui non funzionano granché, dobbiamo dargli una struttura, perché altrimenti anche l'impegno civico dei comitati di quartiere viene meno. Quindi dobbiamo metterci d'accordo anche su come funzionano i meccanismi. Ecco, il problema della sottolineatura è proprio sulla modalità di funzionamento dei meccanismi. Ci sarà un intervento poi del professor Francesco Maggiore, che è presidente della Fondazione Dio Guardi, sulla City School per il governo della città complessa, cioè l'avvio di corsi universitari sperimentali che stiamo facendo al Politecnico, ma anche all'Università di Bari e anche a Ca' Foscari a Venezia, e poi ci illustrerà maggiormente questa cosa, che vuole proprio costruire delle scuole, dei corsi di laurea, la Fondazione Dio Guardi propone, che possono formare i futuri amministratori, i futuri funzionari delle grandi città, perché non c'è niente che lo insegni, e quindi uno va e che cosa trova? Ci sarà la presenza anche in questa occasione di Gian Giacomo Schiavi, del Corriere della Sera. Beh, una delle firme di Milano, appunto, che può raccontare meglio. Mentre la terza sessione sulla cultura, ci sarà Luca Costamagna, che è presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Milano, la regia pubblica in una città aperta e plurale. Sarà un pochettino il suo filo interessante. Ricordiamo, domani alle 17, Chiama Milano, un negozio civico. Chiama Milano, due ore, ma proprio la possibilità di conoscere, interagire con tantissime cose. Sarà un'utile possibilità per tutti. Perfetto. Walter, ti devo ringraziare, grazie mille come sempre di tutto quello che ci hai portato. Domani appunto ricordiamo questo appuntamento importantissimo, poi noi comunque ci vediamo martedì prossimo con altre notizie e altre informazioni sulle periferie, insomma, anzi sul parlare delle periferie, non tanto le notizie solite che leggiamo sui giornali, ma il parlare delle periferie e farle conoscere. Sì, capirle e anche vedere quali sono le strumentazioni per. In ultimo, ricordiamo sempre, fino al 31 di ottobre, le 140 iniziative del 18° Photo Festival.
andate sul sito del Fotofestival e trovate tutti i luoghi e le date. Walter Cherubini, consulta Periferie Milano, ricordiamo il sito della consulta? periferiemilano.com. Perfetto. Non sempre aggiornatissimo, però c'è tanta roba, mappe importantissime, tematiche, per conoscere sicuramente davvero un buono strumento appunto per fare ricerche e conoscere meglio la nostra periferia. Va bene Walter, grazie mille, ci vediamo martedì prossimo allora. A voi e buona giornata. E noi continuiamo con un po' di musica, adesso è il momento di Sei Tu con Cause Perse. Ed è arrivata la fine quest'oggi. Questa sigla mi ricorda qualcosa. Eh sì, la nostra sigla così un po' freak. 8:56 minuti, siamo arrivati alla fine, dobbiamo salutarci, Masieri. Salutiamoci al volo. Al volo, alza. Cosa? Che schiaccio, al volo. Simpaticissimo. 3317853555 tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta su Crystal Radio 96.2 FM, DAB, sito, app, sito di Milano News se ci volete vedere. Basta. A domani. Ciao.